Bentrovati ragazzi, bentrovati a tutti voi da Manuel, benvenuti al Bar del Calcio, mettetevi comodi in questo fresco luogo di raccolta, ma quale fresco? Fa un caldo ragazzi, che si muore, scherzi a parte, partiamo con la nostra intro. Cara community del Bar del Calcio, ben trovata. Ti ricordo che sono in vendita i miei libri, a cominciare dall'ultimo che ho pubblicato, Fuggire per rinascere. Trovate anche gli altri due libri, Una storia vera e La stella verde. Tutto in descrizione a questo video. Avete tutti i riferimenti qualora siate interessati all'acquisto. Ti ricordo inoltre il nostro sito velodicoqui.com, all'interno del quale, come potete vedere, una volta entrati nel sito, cliccate sul bar del calcio, cliccate di nuovo sul bar del calcio e si apre la sezione dedicata a tutto ciò che riguarda appunto il mondo scritto del nostro canale, con opinioni personali e di tutti coloro di voi che volessero esserne parte integrante scrivendo articoli. Sulla destra, attenzione, molto importante, cliccate il tasto Segui per entrare a far parte dei fedelissimi della community. Vi ricordo subito, ragazzi, che in descrizione a questo video trovate tutte quelle che sono le informazioni riguardanti appunto il bar del calcio. Vi invito quindi, sempre come faccio sempre, ad andare a dare un'occhiata, perché insomma può essere assolutamente una cosa buona per voi, perché magari scoprite alcune sfaccettature del nostro mondo che tanti non conoscono, cosa che può accadere in maniera assolutamente lecita. Allora, ragazzi, cari miei, quando si parla di mercato, sto a mettere le mani avanti? No, per niente, chi mi conosce lo sa. Quando si parla di calciomercato, lo dico sempre: innanzitutto bisogna avere un gran coraggio, primo di tutto, perché il mondo del calciomercato, appunto, è quel mondo all'interno del quale, se io oggi dico una cosa, come farò in questo video, se io oggi dico una cosa, magari la medesima non può essere tra un'ora, perché le cose cambiano in maniera clamorosa. Prendete come esempio il mercato della Lazio delle ultime 12-13 ore, con improvvisi ribaltoni, con Dyack che torna prepotentemente in corsa per venire alla Lazio, con tante altre dinamiche che si vengono a creare, come una di quelle che andremo nello specifico ad affrontare in questo video. Insomma, ci stanno una marea di situazioni all'interno delle quali possono cambiare le dinamiche dal momento in alto. Quindi, quando si parla di mercato, lo si fa a cose fatte, oppure non lo si parla per niente, oppure si parla correndo il rischio di andare anche incontro a brutte figure. E io, mi dispiace, sono uno di questi ultimi, rientro in quest'ultima categoria, non ho problemi a fare questo discorso, anche perché all'interno di questo canale parlo davvero liberamente e soprattutto vado a ribadire un concetto importante che spesso è più sfugge. Le mie sono considerazioni che faccio ad alta voce, seduto nel tavolo virtuale che mi accomuna a tutti voi della community. E allora entriamo subito nel vivo del contenuto di questo video, perché voglio osare, voglio azzardare nel dire che Foloruscio è molto, ma molto, ma molto, ma molto vicino alla Lazio. Avete capito bene? È molto vicino alla Lazio. Ci sono stati importanti contatti, in primis la Lazio, quando ha visto che si è aperta la situazione legata a Foloruscio, a causa dell'infortunio di Scamacca, che è tutto quello che ha scatenato questa serie di effetto domino, no? Si rompe Scamacca, l'Atalanta, ragazzi, velocità d'azione paurosa, l'Atalanta in meno di 48 ore compra il sostituto di Scamacca, decide di mollare Foloruscio, col quale aveva già un accordo, tra l'altro non se n'era parlato da nessuna parte, accordo in segretissimo tra Napoli e Atalanta, si scusa pubblicamente col Napoli, dimostrandosi anche una squadra leale, corretta e trasparente in maniera di comunicazione. Ha fatto una cosa meravigliosa l'Atalanta in questo contesto, ne esce benissimo secondo me. Secondo me è una cosa che è stata molto apprezzata anche negli ambienti più stretti, più vicini del Napoli, indipendentemente dal fatto che una trattativa saltata.
l'Atalanta ha preso il budget di 15 milioni di euro che era appunto investito per Folorusce, ha deciso invece di spostare questo budget su Retegui, che ripeto, in meno di 48 ore, quando si dice velocità d'azione, è andato a prenderlo appunto dal Genoa, ha concordato tutto quanto, visite mediche fatte, Retegui, nuovo giocatore dell'Atalanta, ripeto, in meno di 48 ore, cose che nella Lazio non abbiamo mai visto nella Lazio di, sotto la gestione attuale. Allora, la Lazio che ha fatto? Ovviamente Baroni in primis, che stravede per il giocatore col quale ha già lavorato in tantissime occasioni, ha subito stuzzicato Fabiani e Lodito. Gli ha detto: attenzione, se si apre questa situazione, vediamo la fattibilità di prendere Folorusce e poi magari andiamo a vedere un po' come comportarci in merito al discorso delle altre pianificazioni, altre operazioni di mercato. Allora, a quel punto, cosa è accaduto? Che la Lazio in primis ha avviato i contatti con l'entourage del giocatore e subito ha trovato terreno fertile. Folorusce, che nel mentre si era appena scannato con Conte ed è stato scaricato in maniera netta dal tecnico partenopeo, Folorusce ha dato immediatamente il suo ok al passaggio alla Lazio, tifoso della Lazio da sempre, e quindi questo è assolutamente da prendere in considerazione. Ok da parte di Folorusce. Folorusce non va a prendere un grande stipendio, quindi è un giocatore che rientra ampiamente nei margini operativi e gestionali in termini economici della Lazio, e la Lazio ha preparato l'assalto al Napoli. Vi dico la verità, che non appena è venuta fuori la voce di Folorusce un paio di giorni fa, mi sono detto tra me e me: porca vacca, non mi dia, adesso ricomincia sto tira e molla, un'altra telenovela da qui alla fine del mercato. E invece no, perché questa notte la Lazio ha bussato alla porta del Napoli. Dovrebbe esserci stato, uso il condizionale non a caso, dovrebbe esserci stato un contatto diretto tra Lotito e De Laurentiis. Ma vi parlo di stanotte, l'una alle due di notte, di questo vi sto parlando. Poi questo video mio non so quando uscirà, ma sta notizia secondo me uscirà fuori nelle ore, in queste prime ore della mattina. E praticamente si sono gettate le basi per questa trattativa che può decollare velocemente. Questa è una trattativa rapida, secondo me. Spero solo che la Lazio non faccia la solita tiritera del fatto che ha il gradimento del giocatore e deve stare attento, perché il Napoli non è squadra che si appecorona ai tempi della Lazio. Mi auguro che una volta ogni tanto la Lazio non vada ad attuare quel suo modus operandi che è assolutamente odioso e snervante sotto tanti punti di vista. È un'operazione in termini economici che si può gestire tranquillamente, si può dilazionare in due, forse anche in tre anni questo pagamento, quindi il problema non c'è. Allora, a quel punto la Lazio deve andare a chiudere, ok? Anche perché altrimenti il Napoli, secondo me, si dà una scadenza molto stretta, massimo una settimana, che per me già di questo lasso di tempo è troppo per i miei gusti. E attenti, perché c'è un altro aspetto da non sottovalutare. È vero che la Lazio non è in vantaggio, la Lazio ha in netto vantaggio sul Folorusce, in questo mi espongo in maniera netta, scusate la ripetizione della parola, ma attenti, perché c'è una Fiorentina ferita, c'è una Fiorentina che aveva praticamente in pugno Gudmundsson, che stava per piazzare, secondo me, uno dei più grandi colpi di mercato di questa sessione, ma improvvisamente, ahimè, l'effetto Scamacca ha fatto saltare tutto. Scamacca rotto, Retegui è andato all'Atalanta, l'Atalanta ha fatto immediatamente l'offerta che ha accontentato il Genoa, a quel punto Girardino ha detto: no, fermi, oh, io capisco accedere uno dei nostri big, ma cederli tutti e due diventa un po' un'operazione eccessiva.
fermi tutto, bloccate Gudmundsson, vediamo se riusciamo a tenerlo un altro anno a Genoa. Quindi è saltato almeno per ora Gudmundsson alla Fiorentina, e la Fiorentina ormai è tanata, no? Sanno tutti che sta cercando un tipo di giocatore, un centrocampista, un incursore da mettere appunto nella batteria dei trequartisti di Palladino. E chiaramente, guardate il caso, uno dei giocatori maggiormente attenzionati come piano B a Gudmundsson è proprio Folo Russo. Quindi questo è un messaggio indiretto verso la Lazio, e poi vi invito a fare una riflessione. Attenzione Lazio, sì, sei in netto vantaggio su Folo Russo, fai attenzione perché il Napoli non è disposto ad aspettare all'infinito, quindi Lazio sbrigati ad agire immediatamente. Prendi esempio dall'Atalanta, che in meno di 48 ore ha preso il sostituto di un infortunato, di Scamacca, e vai a prendere Folo Russo, perché altrimenti, attenzione, c'è in agguato la Fiorentina, che potrebbe convincere il Napoli ad esempio con situazioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle che offrirebbe la Lazio. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, ragazzi. Io come di consueto vi mando un abbraccio fortissimo, forza Lazio a tutti e avanti tutta.